video. Oggi parleremo della palla del Corpus Domini di Giusto di Gand e Paolo Uccello, in quanto domenica è la festa del Corpus Domini. Ma prima diamo uno sguardo alla vita di Giusto di Gand. Jan van Wassenove, conosciuto in Italia come Giusto di Gand, nasce nel 1430 a Gand, in Olanda. Nel 1460 fa parte della Gilda di Anversa e tra il 1464 e il 1469 è libero maestro a Gand. Nel 1471-72 si reca in Italia, prima a Roma e poi a Urbino, dove è chiamato da Federico da Montefeltro. In Italia realizza l'Adorazione dei Magi, il Trittico del Calvario e la Comunione degli Apostoli. Inoltre realizza per Federico da Montefeltro alcune delle 28 tavole raffiguranti gli uomini illustri per il suo studiolo. Morirà nel 1480. La palla del Corpus Domini viene realizzata tra il 1472 e il 1474, mentre la predella tra il 1467 e il 1468, e attualmente si trova alla Galleria Nazionale delle Marche. L'opera ebbe una genesi molto travagliata, infatti inizialmente l'opera fu affidata a Fra Carnevale, che era un pittore locale. Tuttavia Fra Carnevale abbandona e per questo motivo viene affidata nel 1467 a Paolo Uccello, che realizzerà soltanto la predella, per poi abbandonare. Nel 1469 viene quindi affidata a Piero della Francesca, tuttavia Piero della Francesca rifiuta e quindi viene affidata infine a Giusto di Gand, che la terminerà nel 1474. Per quanto riguarda la tavola principale, essa raffigura Cristo mentre dà la comunione agli Apostoli. Sulla sinistra sono presenti una serie di personaggi illustri, tra cui Federico da Montefeltro, riconoscibile per via del naso adunco. In fondo è presente una Madonna col bambino, che sembra una statua viva. Per quanto riguarda la predella, essa narra il miracolo dell'ostia profanata ed è un evento che accadde a Parigi nel 1290 ed è raffigurato in 6 scene. Nella prima scena vediamo una donna che vende a un usuraio ebreo, riconoscibile per via dello scorpione sul camino, un'ostia consacrata. L'ebreo mette l'ostia dentro un pentolino e lo fa cuocere, ma l'ostia, essendo il corpo di Cristo, inizia a sanguinare e il sangue esce fuori di casa, attirando l'attenzione delle persone. L'ostia viene quindi ricondotta in una chiesa e riconsacrata da un papa, forse Bonifacio VIII. La donna viene impiccata, mentre l'ebreo viene bruciato al rogo. Nell'ultima scena viene raffigurata la donna che la cui anima viene contesa sotto un abside dagli angeli e dai demoni. Il video finisce qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Esce un nuovo video ogni mercoledì e venerdì alle ore 21. Mi raccomando, iscriviti al canale. Inoltre, se hai qualche domanda o vuoi suggerirmi un'opera, scrivimela sotto nei commenti. Alla prossima!